passaggio del testimone effettuato. E ora passo la parola a Fabiana Dadone, nostra parlamentare della Commissione Affari Costituzionali. Sei in diretta, Fabi, sei in diretta. La mia funzione doveva solo essere portare Alessandro da Mondovì fino a qua invece. No, piantala. Allora, molto velocemente, anche il mio comune va a elezioni, quindi io dirò a voi esattamente quello che ho detto ai miei concittadini stamattina. Avete una grandissima possibilità anche a questa amministrazione. Siamo ad Acqui Terme, non ci stiamo fermando mai, e se potete condividete appunto la diretta, così arriviamo a più persone possibile, perché questi sono i nostri mezzi. E ora sta parlando Fabiana Dadone, mi raccomando, condividete. E hanno deciso di dedicare un pezzo della propria vita alla politica e all'amministrazione del proprio territorio, un piccolo pezzo di vita. A volte le persone dicono, vabbè, ma voi, soprattutto quando conoscono noi, ma siete bravi perché probabilmente avevate già esperienza prima. Assolutamente no, siamo entrati all'interno delle istituzioni, abbiamo cominciato a studiare, a fare le battaglie e siamo risultati, ma ce l'hanno detto, non ce lo diciamo da soli, tra i più preparati, perché semplicemente ci studiamo il materiale che ci viene fornito, quindi ci limitiamo a fare quello che ogni legislatore dovrebbe fare, cioè studiarsi le leggi, discutere con tutti e poi scegliere quella che è la soluzione migliore per il paese e non per noi stessi, perché non dobbiamo niente a nessuno. Anche in questa amministrativa voi avete questa possibilità, mettere persone come voi all'interno del comune. Sembra una cosa banale, perché quando si va a votare per le amministrative solitamente si tende a votare per il parente che si è candidato, per il vicino di casa, perché poi te lo chiede e nel mio palazzo c'è uno, poi se non gli do il voto sembra quella cosa. Evitate questo principio, perché le tante liste vengono fatte apposta. Andate lì, quando siete nella cabina elettorale siete da soli con la vostra coscienza, pensate al futuro della vostra città, del vostro paese, e date la possibilità a persone semplici, oneste, di entrare all'interno delle amministrazioni e di poter accendere la luce in un palazzo che è costantemente buio, ma lo è da anni, non perché lo sia il vostro comune, perché lo sia Montecitorio, perché lo sono tutti gli edifici in cui purtroppo siedono gli uomini di potere, sono edifici in cui non entra luce. Quello che chiediamo noi di fare è portare gente normale, onesta, che accenda la luce e che inviti i cittadini ad entrare a far parte dell'amministrazione. Questo. Non chiediamo una delega, quindi un voto e poi ci rivediamo tra 5 anni, mi lamento a casa mia con i miei parenti, ma vi chiediamo di partecipare attivamente alla vita e all'amministrazione della vostra città, perché questo è il 5 Stelle alla fine, una comunità di cittadini che si attivano per il proprio comune. Quindi io vi chiedo, per queste amministrative, dateci la possibilità di arrivare, dateci la possibilità di dimostrare anche qui ad Acqui, come l'abbiamo dimostrato a Torino e a Roma, che siamo capacissimi a governare. Spero che ci darete la possibilità anche a livello nazionale di dimostrare che se delle persone oneste, normali, arrivano a governare, la situazione cambia da così a così. Grazie mille, Fabiana. Bon, è la mia volta, quindi lingua felpata, tachicardia, gomitoli ai piedi e sento il nodo della cravatta, anche se la cravatta non ce l'ho. 5 mesi, allora sono 5 mesi che prepariamo questo momento, che siamo in campagna elettorale praticamente. È stato un lavoro faticosissimo, è stato di sicuro il periodo più intenso della mia vita, un periodo fatto di grandi sforzi per arrivare fin qua, perché chissà cosa vuol dire lavorare, preparare una campagna elettorale, sa quali fatiche si va incontro. Per fare tutto questo ho avuto bisogno di una famiglia che mi sostenesse, che ringrazio in questo momento, e di un gruppo di seguaci fedeli, e che in particolare voglio ringraziare, e dei quali voglio ringraziare coloro che non salgono su questo palco, coloro che lavorano nel backstage, che lavorano con i giubbottini gialli, che vengono a tutti i meetup, che ci preparano la pagina Facebook, che... e fanno tutto quello che praticamente serve a un gruppo che si sta presentando alle elezioni. In pratica voglio anche ringraziare tutti coloro che, pur non appartenendo al nostro gruppo, hanno creduto nel nostro progetto e ai quali abbiamo chiesto la collaborazione per poter realizzare il nostro programma. Per scrivere il nostro programma non ci siamo a base soltanto delle competenze del nostro gruppo, che non sono male,
abbiamo veramente della gente preparata, ma abbiamo scelto di riferirci anche a elementi che nella cultura quese hanno, sono un riferimento, persone che hanno, ci hanno dato una mano per altri anni. E infine voglio anche ringraziare tra i nostri contendenti, che come noi stanno cercando di vincere queste elezioni, quelli che finora si sono comportati in modo corretto, perché anche quella è una cosa importante. Sono stati 5 mesi faticosi, l'ho già detto, soprattutto per chi come noi deve contare sulle proprie forze e sul sostegno della gente. E devo dire che se c'è qualcosa che ha animato la nostra voglia di fare e che ha mitigato la fatica con cui abbiamo portato avanti tutto questo, è stato il sostegno che consentiamo continuamente a arrivarci dalla gente, dalle persone che si sono affacciate alla nostra bottega, che su Facebook ci sparano un sacco di mi piace, condividono, dalle persone che si affacciano anche per darci dei consigli, dei suggerimenti, delle cose a volte semplici ma preziose. Ricordo il papà di un mio amico che è lì, che è entrato in bottega un giorno e che mi ha detto: ma com'è possibile che ci chiamiamo città turistica e poi abbiamo le macchine che circolano giorno e notte intorno al Grand Hotel? Ha ragione lui. Non è possibile, è una cosa che non deve funzionare. Una persona come voi, come noi, dà il suo contributo. Noi, se andremo al governo di questa città, cercheremo di evitare questa cosa. Abbiamo iniziato il nostro percorso dalle basi, abbiamo iniziato con umiltà, perché non ci sentiamo nati imparati. E abbiamo chiesto degli esperti, abbiamo chiesto a un esperto di venire a farci qualche lezione per insegnarci come funziona il meccanismo che regola la macchina comunale. È venuto Paolo Bellotti, ci ha fatto 4 lezioni riguardo il bilancio e siamo stati un po' dileggiati per questo. Siamo stati dileggiati da avversari che avrebbero fatto forse meglio mandare qualcuno dei loro a imparare come si governa un comune in modo serio, non a dileggiare le gente. Il nostro sindaco non ci reputa all'altezza della situazione, perché lui dice che nessuno come lui in 30 anni ha imparato a limare delibere e determine. Wow, bravo, bingo. Adesso però poi mi è venuta la curiosità, ma fammela vedere una determina limata, perché sarà diversa da quelle normali, no? Pesco dal mazzo, l'occasione me l'ha data una nostra militante della prima ora, Patrizia, che è qua dietro, che aveva questa determina in mano, la numero 12 del febbraio di quest'anno, nella quale si rendicontava una mostra svoltasi l'anno scorso, la mostra di Dalì. Nelle varie voci vai a leggere: spese per il prestito delle opere 46.000 euro, spese per allestimento disallestimento 82.000 euro. Che ti viene da pensare che l'artista non era Dalì che ha fatto il quadro, ma è quello che ha piantato i chiodi nel muro. Allora capite che quando ti vengono lì ti dicono: te infermiere, cosa vuoi fare come prima cosa per la tua città? Beh, di sicuro prendo la lima e la metto in un cassetto, e non la userò per mettere a posto il bilancio si mette a posto in un altro modo, okay? Certo che non si può parlare soltanto di lime, di bilanci, bisogna parlare di tante cose se si vuole governare una città, sarà un lavoro sicuramente lungo, faticoso e che ci impegnerà tantissimo, però è un lavoro che dovremo assolutamente fare perché dobbiamo cambiarlo. E anche noi che vogliamo cambiare questa città, soprattutto noi che vogliamo cambiare questa città, dobbiamo farlo con umiltà. Dobbiamo cercare di imparare noi e insegnare agli altri e cercare di coinvolgere gli altri in un percorso di conoscenza. Dobbiamo amare la città e sapere tutto ciò che è disponibile di bello per proporlo poi a persone che vengono a visitarlo. Non è possibile che non abbiamo questo fondamentale. Siamo ricchi di beni culturali, beni enogastronomici, di vini, e dobbiamo presentarli nel miglior modo possibile ai turisti. Vanno poi ricompattate le componenti che rappresentano il motore economico della città. In questo momento sono un po' un tessuto sfilacciato, è come avere l'inerzia di un carro trainato da cavalli che però tirano ognuno nella direzione opposta. Io credo che un'amministrazione lungimirante e che non ha interessi particolaristici sia
il modo giusto per far partire un'economia e autorizzarci a pensare di avere uno sviluppo. Sicurezza. Quante volte ci è stato detto che una buona amministrazione deve garantire la sicurezza dei cittadini? È giusto, la sicurezza deve essere assolutamente garantita e questo lo diciamo anche noi, ma noi lo diciamo in modo globale, nel senso che è vero che bisogna aumentare la sorveglianza fisica, la sorveglianza digitale, ci sono i margini per farlo e sappiamo già come farlo, l'abbiamo scritto nel nostro programma, ma soprattutto ci sono altre componenti della sicurezza che dobbiamo valutare, dobbiamo sempre pensare alla sicurezza del nostro futuro. Pensate solo a quanto saremmo più sicuri se potessimo evitare che tanti nostri ragazzi debbano andare fuori di città a cercare di farsi una vita, poter ritenere qua in alto. Quella è sicurezza. Se continuiamo a dare la nostra fiducia a chi non sa garantire questo futuro, tra un po' ci ritroviamo qua, vecchi, a ricevere la telefonata del sindaco di turno che ci dice che stanno sbarcando gli UFO e i Martinetti, e magari siamo in coda a prendere il nostro sacchetto di pasta in salsa tricolore. Mercoledì scorso sono stato all'Istituto Montalcini, ho parlato con i ragazzi che tra un anno o due entrano, già quest'anno, entrano nel mondo del lavoro oppure iniziano un percorso di studio universitario. E noi siamo assolutamente determinati a coinvolgere questi ragazzi per valutare come riuscire a fare la nostra proposta turistica, a come attivare un marketing serio del territorio, a come migliorare il decoro urbano e a tante altre cose che possono, per cui loro possono essere utilizzati nell'alternanza scuola-lavoro. Migliorando l'offerta turistica ci torneranno benefici di sicuro per un commercio che da anni soffre e vede abbassare saracinesca. Ci sono anche delle iniziative nel nostro programma dettate, votate ai commercianti, delle iniziative semplici, di poco costo, che però sono state praticate in altri comuni, in particolare l'Associazione dei Comuni Virtuosi, ne cita alcune, come la città di Chiari, che con un'iniziativa semplice, con una minima condivisione di cittadini, ha permesso di riattivare il 20% delle vetrine in due anni, semplicemente passare con un passaggio di parola e con un'azione estremamente semplice. Non c'è nemmeno sicurezza senza salute, ne abbiamo parlato prima con Davide Bono. La salvaguardia di questo diritto essenziale ci è stata tagliata via da leggi nazionali e leggi regionali che hanno pensato soltanto a fare cassa. In questi cinque anni saranno ricordati per i servizi che ci sono stati tolti e ai quali purtroppo non abbiamo saputo contrapporci in un modo sensato. C'è stato all'inizio un po' di sonnecchiamento, ci hanno tolto il punto nascita e poi via via ci hanno tolto tutto il resto e il nostro sindaco ha reagito in maniera isterica alla fine, non ottenendo praticamente nulla di tutto quello che poteva ottenere. C'è un detto un po' colorito che dice che se ti stanno inchiappettando e tu ti agiti, fai il gioco di chi ti inchiappetta, per cui era meglio che non si agitasse alla fine, ma cercasse di ottenere il minimo indispensabile da quello che poteva ottenere. E infine, non c'è sicurezza nemmeno se non c'è l'acqua potabile. Il dovere di un buon amministratore consiste anche nel coinvolgere i propri cittadini a lottare quando serve, per garantire a tutti acqua pulita per gli anni a venire. Noi possiamo anche chiuderci in un fortino, con la polizia intorno, con gli allarmi, con tutto quello che volete, ma se poi dal rubinetto comincia a uscire delle schifezze, voi in quella casetta lì ci schiattate. Siete sicuri di schiattare? E allora bisogna che tutti sappiano che la falda idrica da cui ci approvvigioniamo, da cui potenzialmente si può approvvigionare un bacino di 200.000 persone, è pesantemente minacciata, è proprio in questi giorni, è pesantemente minacciata. È molto importante che tutti voi sappiate che il 27 maggio c'è un'importante manifestazione ad Alessandria, alla quale bisogna che ci sia la più ampia partecipazione possibile per evitare che dai vostri lavandini, dai vostri rubinetti, scusa, escano cloro o altre sostanze schifose. Bene, concludo veloce perché Libba merita tutto il suo spazio, con una frase non mia, ma di un vecchio saggio 5 Stelle. Questa frase dice che oggi siamo qui a chiedere il vostro sostegno perché tra qualche settimana non saremo noi a vincere o perdere le elezioni, ma sarete voi a vincere o perdere la speranza di un futuro migliore. Vogliamo acqua a 5 Stelle! Grazie.
Buon pomeriggio a tutti. E grazie, in bocca al lupo Lorenzo. Grazie a tutti per essere qui. Grazie ai carabinieri che ci stanno dando ultimamente molte soddisfazioni. No, io sono abituato a camminare sul cornicione. Noi del movimento siamo abituati ad andare in pizza, sbagliamo una parola, un congiuntivo, finiamo su Al Jazeera. Quando questi sono anni che hanno problemi non con i congiuntivi ma con la condizionale. Che è diverso. Perché vi dovreste fidare, non lo so, se ancora i politici scendono in piazza, come facciamo sempre, non perché si vota, chi segue il movimento sa che noi siamo in piazza sempre, anche in città dove non si vota o dove si è appena votato. Però per quale motivo vi dovreste ancora fidare di politici, di una forza politica? Perché? Perché vi dovreste fidare di noi? Chi vi garantisce che noi, qualora dovessimo amministrare qui o andare al governo del paese, non ci comporteremmo come sono sempre comportati gli altri? Chi ve lo garantisce? Nessuno. Neppure io, nessuno, la Dadone, Davide Bo, nessuno me lo può garantire. Ci sono tuttavia alcuni fatti che ci possono garantire tutti quanti che la contaminazione sarà meno rischiosa qualora appunto dovessimo iniziare a governare o amministrare tanti comuni. Questa è la forza del Movimento 5 Stelle, alcune regole e l'assenza di conflitti di interesse. Noi una volta entrati, qualora dovessimo appunto vincere le elezioni, intendiamo portare avanti un pacchetto serio anticorruzione e trattare la corruzione come se fosse la mafia, anche perché la corruzione oggi è un'altra faccia della stessa medaglia. Senza la corruzione dei politici, i mafiosi non avrebbero la forza che hanno in questo disastrato paese. Fermi un attimo. Il pacchetto anticorruzione questo vuole fare del Movimento 5 Stelle. Uno, vuole creare un vero DASPO per i corrotti. Se sei un politico condannato in via definitiva per tutti i reati contro la pubblica amministrazione non ti potrai mai più candidare per tutta la tua vita in nessuna elezione. Due, se sei un'impresa che per ottenere un appalto hai corrotto un pubblico ufficiale non puoi più partecipare a bandi pubblici perché vanno tutelati, rispettati gli imprenditori onesti in questo paese. Tre, vogliamo riformare la prescrizione. La prescrizione è quell'istituzione, diciamo istituto, penso giuridico, si chiama tecnicamente vero Dadone, che io non ho una laurea in giurisprudenza, che serve di fatto, che stoppa molti processi e li manda tra luce e vino. L'hanno riformata quelli del centrodestra per salvare qualche delinquente, amico loro, o che fa parte del loro schieramento, arrivano al governo e quelli del centrosinistra non l'hanno toccata. Il problema è che per salvare qualche delinquente illustre poi non salvate in migliaia. Pensate al processo Eternit, che è finito appunto in prescrizione, e tanti cittadini che non vedono giustizia, magari hanno perso dei cari. Quel che vogliamo fare noi è stopparla nel momento in cui c'è rinvio a giudizio, ovvero nel momento in cui il PM fa l'indagine e poi decide di rinviare a giudizio un determinato imputato e un altro giudice dice ok, deve partire il processo, lì si stoppa la prescrizione. Ed è fondamentale perché da un lato ci garantisce la certezza della pena, da un altro lato ci garantisce la rapidità dei processi. Perché? Perché il delinquente che sa che non potrà intervenire la prescrizione, quindi se arriverà a sentenza e magari sa di avere contro di lui delle prove schiaccianti, l'unica cosa che potrà fare è chiedere un processo breve, diciamo un rito abbreviato, per ottenere magari sconti di pena. Quindi il delinquente finisce in galera, i processi vengono snelliti e i magistrati si possono dedicare a perseguire altri reati. Altra cosa, noi vogliamo introdurre nella pubblica amministrazione agenti sotto copertura, dentro la pubblica amministrazione, dentro i comuni, dentro le regioni. Si chiama agente provocatore, deve entrare dentro sotto copertura, nessuno deve sapere che magari è un carabiniere o un poliziotto, e deve scoprire dall'interno sotto copertura reati appunto contro la pubblica amministrazione. Questo funziona per scoprire reati di mafia e di narcotraffico. Altra cosa, noi vogliamo sequestrare i beni ai corrotti come avviene con i mafiosi, sequestrarli. Una proposta al PM di Matteo, che già abbiamo fatto nostra. Per quale motivo non ci potremmo riuscire e gli altri non ci sono mai riusciti? Vi faccio una domanda, c'è un corrotto nel Movimento 5 Stelle da ossequiare? C'è qualche portatore di voto alla Verdini in Senato al quale gli dobbiamo dire va bene, non ti facciamo la legge sulla prescrizione, non ti facciamo una vera legge anticorruzione, ma tu ci garantisci dei voti per le mie riforme costituzionali? È tutta lì la chiave. Il Parlamento della Repubblica è diventato un mercato delle vacche. Un mercato delle vacche, neanche più girano magari mazzette, tangenti, si sono evoluti. Tu mi garantisci questi voti e io non ti faccio questa legge che può andare contro di te, ti faccio questa legge che va a favore tuo. Questo è il mercato delle vacche ed è pericolosissimo. Cioè vengono utilizzate le istituzioni appunto per
magari salvare qualcuno in cambio di voti. Il Movimento 5 Stelle deve ossequiare Verdini? Abbiamo detto che non facciamo alleanze con i partiti responsabili dei disastri. Questa assenza di conflitto di interessi con i corrotti, in un certo senso, ci garantisce, garantisce tutti quanti noi che saremo gli unici, una volta entrati appunto nel governo del paese, ad approvare un pacchetto anticorruzione. Noi vediamo, io ho girato tutta l'Italia e vedo che in tutti i centri storici chiudono i negozi. E generalmente dove chiudono i negozi? Nei centri storici aprono i centri commerciali fuori che stanno aperti il sabato e la domenica. C'è un legame tra qualche boss dei centri commerciali, tra qualche lobbista del Cemento e 5 Stelle? C'è? Esiste? No. Quindi saremo gli unici in grado di approvare una legge per la chiusura domenicale dei centri commerciali. Perché la concorrenza è sleale, il libero mercato non è mai libero se ci sono questi colossi che pagano 2 lire dipendenti e li possono sostituire, e ci sono piccoli esercizi commerciali, artigiani, magari esercizi familiari, che devono appunto fare concorrenza a questi colossi, aprono il sabato e la domenica, magari non ce la fanno più, alla fine chiudono, e seppure disgregata magari la famiglia, perché lavorano e basta queste persone. Sappiate che un centro storico vivo non è soltanto un discorso positivo dal punto di vista economico, ma è un problema sociale. Un centro storico che si svuota, un centro storico dove magari viene più delinquenza, è un problema sociale. Oltre che poi porta turismo in compagnia bella e lavoro all'interno dei centri storici delle più belle città del mondo, che sono quelle italiane. Non è qualunquismo, io ho girato tanto, tanto in giro per la mia vita, perché ho lavorato, ho fatto il cooperante e non ho mai visto un paese più bello dell'Italia. Noi solo lo possiamo fare questo, proprio perché non dobbiamo ossequiare nessun pezzo grosso dei centri commerciali. Altra cosa, che siamo stati noi che dicevamo abbiamo una banca, siamo noi ad aver spolpato MPS? Siamo noi che abbiamo gli agganci con Banca Etruria, con questo capitalismo finanziario, con questa bancocrazia che ha superato in pericolosità la partitocrazia. Noi? Che qualcuno Movimento 5 Stelle ci ha interessi? Che ci abbiamo una banca noi? No. Quindi saremo gli unici, una volta diventati governo del paese, ad approvare leggi normali, semplici. Una riforma della governance di Banca d'Italia per renderla molto più forte, molto più trasparente e slegata dalla politica, perché è assurdo appunto il fallimento delle banche del 2017. Evidentemente non c'è stato un controllo, o evidentemente se le sono spolpate, e avete visto quanto è difficile fare i nomi e cognomi in televisione dei responsabili dei fallimenti delle banche. È difficilissimo, ti interrompono immediatamente, ma devi andare dritto, devi chiudere gli occhi, respirare, devi andare dritto, perché siamo nel giusto. Il Movimento 5 Stelle intenderà dividere le banche commerciali dalle banche d'affari, perché in tante occasioni il cittadino, il risparmiatore, mette dei quattrini in una banca pensando che questa banca farà la banca, darà credito alle imprese, sosterrà una famiglia o due ragazze che si vogliono mettere su casa, dei giovani che vogliono far partire una start-up innovativa in un comune come questo, quando in realtà con i tuoi soldi fanno speculazione finanziaria o del prestano a destra a manca appunto a grandi colossi, Marcegaglia, De Benedetti, Abete, Montezemolo. Noi sappiamo i nomi di questi industriali in Italia, questi falliti, li conosciamo perfettamente, e poi falliscono. Se tu invece diversifichi, separi le banche d'affari dalle banche commerciali, tu cittadino informato puoi pure scegliere di mettere i tuoi denari in una banca d'affari che fa speculazione, fa operazioni rischiose, te ne assumi la responsabilità, ma tu cittadino che puoi soltanto curare il tuo risparmio e vuoi che stia al sicuro, metti i soldi in una banca che farà esclusivamente la banca. Oggi non sono separate le banche commerciali dalle banche d'affari. E il problema perché non sono separate? Perché evidentemente ossequiare gli istituti finanziari privati, soprattutto le banche d'affari, è nell'interesse di personaggi politici che ormai sono messi direttamente lì dalle banche d'affari. Vi faccio dei nomi. Barroso esce fuori dalla Commissione Europea, dal Presidente della Commissione Europea, e trova immediatamente lavoro in una banca d'affari che si chiama Goldman Sachs. Romano Prodi, prima di diventare per 2 volte Presidente del Consiglio italiano, era consulente di Goldman Sachs. Mario Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio, era consulente in Goldman Sachs. Mario Draghi, prima di diventare Presidente della BCE, prima di aver lavorato nel Tesoro, era Vicepresidente di Goldman Sachs. Amato, ve lo ricordate, ex tesoriere di Craxi, attualmente giudice della Corte Costituzionale. È stato Presidente del Consiglio, telefonava alla dirigenza di MPS per chiedergli denari per il torneo di tennis di Orbetello, ed è, se non sbaglio, attualmente advisor consulente di Deutsche Bank o di un'altra banca. Anche Gianni Letta, tutti quanti, Vittorio Grilli, tutti quanti, Siniscalchi, tutti quanti, tutti quelli che in un certo senso sono finiti nel Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Dipartimento del Tesoro, sono o venivano o sono finiti nelle banche d'affari. Questo è il sistema. Il Movimento 5 Stelle si sta mettendo di traverso a questo sistema. Altra cosa, che qualcuno di noi ha dei giornali, abbiamo le televisioni, io sono proprietario di Mediaset,
che abbiamo fatto noi, la riforma della RAI, che consente al governo di fatto di controllare di fatto i telegiornali. Sappiate che i telegiornali sono controllati di fatto da Renzi. Siamo stati noi, abbiamo interessi nel mondo dell'editoria, noi che abbiamo un cellulare per fare informazioni, costo zero, che ci autofinanziamo, siamo sempre in piazza, andiamo sì, pure in televisione, in diretta, io ci vado quantomeno in diretta, perché non mi posso provare a farmi interrogatori, ma uno va dritto. Noi abbiamo questi interessi? No. Quindi saremo gli unici in grado di abolire del tutto il finanziamento diretto e indiretto all'editoria, nessun euro dei cittadini deve finire ai giornali, di liberare la RAI da partiti e di far pagare Mediaset delle tasse decenti. Ed è per quello che il sistema mediatico ci fa la guerra, solo per questo. Tra l'altro nel sistema mediatico c'è il sistema finanziario, lo sapete che il 10% del Corriere della Sera appartiene a Mediobanca, dove dentro c'è pure Mediolanum? Lo sapete che il 3,4%, se non sbaglio, del Corriere della Sera emana da una multinazionale chimica cinese, che De Benedetti, che prendeva soldi per Sorgenia sia da MPS che da Banca Etruria, è oggi il patron del gruppo Espresso, La Repubblica, La Stampa. Sono loro, sono gli editori impuri che utilizzano il loro sistema mediatico per bastonare coloro che gli vogliono togliere i soldi, Movimento 5 Stelle, e magari per rappresentare i loro interessi. Caltagirone, uno che ha interessi nell'acqua, è uno che ha il Messaggero il mattino, e ci fanno la guerra tutti i giorni a Roma, tutti i giorni, perché non gli abbiamo fatto fare le Olimpiadi a Caltagirone e a Montezemolo. È solo per questo che ci fanno la guerra. Grazie Adele. Adele, vero? Sua mamma. Portate tutti i familiari qua alla grande. Quindi... Grazie. Anche gli amici. Moltiplicatevi in ogni modo. Come si chiama? Sì, mi sono arrabbiato, sì. Poi provo a staccarmi, faccio una peroni generalmente prima di entrare in televisione. Però... non è facile, perché veramente, ma poi a noi ci sta bene, no, l'interrogatorio. Alle volte vado dalla Gruber, ci manca solo che mi accende la lampada in faccia, confessa. Allora, a me sta bene, mi piacerebbe soltanto che utilizzassero lo stesso sistema con gli altri, solo questo chiediamo, lo stesso sistema con gli altri. Però abbiamo imparato, vai lì dritto, vai lì garbato, di essere garbatissimo. Dottoressa Gruber, la prego, mi faccia concludere la frase. Così funziona. Poi manda la pubblicità nel momento topico, appena fai il no, appena... De Benedetti ormai è Lord Voldemort, ce l'avete letto Harry Potter, non lo puoi nominare. Lord Voldemort. Prossimo volta mi vesto da Harry Potter quando vado la Formiglia, Avada Kedavra, Avada Kedavra. Scusate, ho l'asma perché qua sono allergico al Partito Democratico. Scherzo, al polline. Il problema è che una volta lo votavo. Magari pure voi, qualcuno, no? Pure lei ha votato prima. Sai che assolto? Io non mi ripare. La perdoniamo, signora Adele, abbiamo sbagliato tutti quanti. Qua ci sarà qualcuno che ha votato Lega, Berlusconi, lo so, vi si legge in faccia, io vi riconosco tutti quanti. Vi dicevo, è tutto lì il gioco, è conflitto di interessi. Noi non abbiamo aspettato una legge per non prendere un euro di rimborso elettorale. E guardate, appunto, continuiamo a riempire le piazze. Adesso ci stanno centinaia di persone in piazza di domenica pomeriggio, centinaia di persone. E dato che non prendiamo un euro di rimborso elettorale, già sapete che l'abolizione totale dei contributi diretti o indiretti alla politica sarà legge dello Stato con il 5 Stelle. Noi già ci ritagliamo gli stipendi, e tagliandoci gli stipendi, anzi la metà, e rendicontando le spese, sappiate che noi facciamo attività politica, io se devo andare in missione negli Stati Uniti d'America, a Mosca, in Ecuador, ci vado, tranquillo, e spendo soldi che tra l'altro per legge mi spetterebbero. Se devo andare in giro per l'Italia, vado in hotel, poi se possiamo, perché veramente, lo diceva prima Fabiana Dodone, è vero, siamo una comunità, se riusciamo a risparmiare 100 euro, e anziché andare in hotel, dormire nel lettino, tra l'altro, che mi ha dato Fabiana Dodone, 1,60 m a casa sua, ti faccio dormire nella stanza di mio figlio, pensavo la stanza, no, il letto di mio figlio, comunque, cioè Fabiana, se n'è andata, uno risparmia 100 euro, sì, sapendo che poi quei 100 euro finiranno in un fondo per la piccola e media impresa, grazie, che sta sostenendo migliaia di imprese, piccole e medie imprese in questo paese. No, ce l'ho. Me l'hai comprato adesso? È legale? Nuovo? Si è mai visto che una... No, ma posto così. No, perché già il cambiamento già c'è, si era mai visto che... Vieni, Venturi, quest'estate io stavo con il motorino,
ho girato, come sapete, tutta l'Italia. A un certo punto mi rincorre un signore con 50 euro. Prendi i miei soldi. Ho detto, ma io non posso accettare, ma che mi dà 50 euro? Prendi i miei soldi, non posso accettare. Allora, tu, io sono il tuo datore di lavoro, tu sei un mio dipendente, ora devi prendere i miei soldi. Ho detto, no, non posso. Alla fine abbiamo trovato un accordo, ha fatto una donazione al Movimento 5 Stelle. Però io pensavo, ma se era mai visto un cittadino che rincorreva un politico per dargli i soldi, il politico che scappava per non prendere? È incredibile! Immaginate 4 anni fa, governo Berlusconi, immaginate la scena, un cittadino che rincorre, non so, Giovanardi, Gasparri, Gasparri prenditi i miei soldi, Gasparri che scappa, ma si è mai vista questa storia? Perché questa è la forza nostra, perché siamo, veramente non siamo cambiati di una virgola. E dato che già facciamo queste cose, la legge del dimazzamento di tutti gli stipendi, di tutti i consiglieri regionali, di tutti i parlamentari della Repubblica, l'obbligo di rendicontare al popolo italiano tutte le spese, spendi per la tua attività politica quello che devi spendere, però tutto quello che non spendi restituisci e mi fai vedere quello che spendi con gli scontrini, diventerà legge dello Stato e ci saranno 300 milioni all'anno da investire in un fondo per dare sostegno alla piccola e media impresa, perché manca il credito alla piccola e media impresa. Altra cosa, qualcuno di noi prende un euro di vitalizio? C'è uno dei 5 Stelle che prende un vitalizio? No, quindi è evidente che non avremo alcun problema, anzi avremo un discreto piacere fisico nell'abolirli tutti quanti, anche se è possibile in forma retroattiva. Avremo un piacere nel farlo. Capite qual è la differenza? Non avendo il conflitto di interesse, non essendoci nessuno del movimento che prende i vitalizi, potremo farlo. Come avete visto, io non ho nominato minimamente PD, Renzi, La Boschi. Voglio fare comizi derenzizzati, perché non ha neanche più senso parlare di loro, raccontare. I cittadini ormai sanno quello che hanno fatto. Se volete difenderli, avanti, tranquilli. Sapete quel che hanno combinato, sapete le leggi incostituzionali che hanno approvato, conoscete i dati economici di questo paese, conoscete gli scandali bancari, conoscete tutto. Se volete continuare a votare non c'è nessun problema. Basta che poi le lamentele nei bar della mattina saranno zero, nessuno più autorizzato a lamentarsi la mattina, perché in questo paese ci si lamenta e basta. Il Movimento 5 Stelle è nato per evitare le lamentele, per evitare, come dire, come viene la parola, cioè persone che dicono, vabbè, tanto è così sempre, che tanto arrivano questi, chissà che fanno, sono inesperti, abbiamo dovuto studiare i primi mesi, sì. Non si era mai visto un gruppo parlamentare di 150 persone senza aver mai fatto un giorno come consigliere comunale che entrasse appunto in Parlamento. All'inizio è stato difficile, sì, non sapevamo nulla di quel palazzo, nulla. Abbiamo dovuto studiare il regolamento parlamentare, la differenza tra un'interpellanza e un'interrogazione, tra una mozione e una risoluzione, abbiamo imparato a scrivere le leggi, sì, i primi mesi non sono stati facili e qualora dovessimo vincere qua i primi mesi non saranno facili, ma gli inesperti sono altri, perché la politica non è difficile. Basta avere delle idee logiche, basta avere le mani libere, al di là dell'onestà, perché ci sono tanti, magari politici onesti di tutti i partiti politici. Io non ho dubbi che ci siano brave persone nel PD, in Forza Italia, nella Lega, persino nel partito di Alfano, anche se li devi cercare con estrema attenzione. Ma il problema è che nel momento in cui beccano quattrini da grandi lobbisti, da grandi gruppi di potere per sostenersi le loro campagne elettorali, poi gli devono restituire il favore. È quello il dramma. Falcone diceva, segui i soldi e troverete la mafia. Io vi dico, dimmi chi ti finanzi e ti dirò che politica farai. Nel momento in cui le fondazioni renziane beccano quattrini dai RAS delle cliniche private, sappiate che l'obiettivo sarà quello di spolpare sempre di più la sanità pubblica a vantaggio della privata. È normale. Nel 2006 Riva dell'Ilva finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani, contemporaneamente, diede a Bersani tutto lecito, non parliamo di finanziamenti illegali, a Bersani diede 98.000 euro, a Berlusconi 240.000 euro, Forza Italia. L'idea di quest'uomo, che poi è morto, pace all'anima sua, era io finanzio tutti, così poi chi vince il favore me lo restituiranno, così funziona. E infatti hanno fatto decreti salva Ilva e nessun decreto salva cittadini di Taranto. E così avveniva con Mafia Capitale, che finanziavano gli ex fascisti, gli ex comunisti, o l'imprenditore Romeo, arrestato nel caso Consip, che ha finanziato tutti i partiti politici da destra a sinistra, oltre che le fondazioni renziane. Funziona così. Il Movimento 5 Stelle si autosostiene con dei banchetti, vendendo delle magliette, una tazza, un portachiavi. E quindi alla fine, se tu hai tanti cittadini che ti danno poco, 1 euro, 2 euro, 3 euro, tu avrai un unico lobbista a cui render conto, il popolo italiano. È semplice, questa è la politica, è semplice. Noi abbiamo questa idea di paese, vogliamo creare una banca pubblica nazionalizzata, una banca di sviluppo per sostenere la piccola e media impresa. Sì, lo possiamo fare appunto perché non dobbiamo render conto alle banche private.
vi ho detto tutto quel che vogliamo fare. Abbiamo conflitti di interessi, ripeto, noi ce l'hanno menata per 20 anni questi della falsa sinistra, conflitti di interessi, Berlusconi. Berlusconi, io all'epoca leggevo Repubblica, pensavo questi sono contro Berlusconi, ci manca il conflitto di interessi, e sappiate che se non risolvi il conflitto di interessi ci sarà accentramento di potere. L'accentramento di potere significa che poche persone mangiano e gli altri no, significano meno risolvere il conflitto di interessi, significa aumentare i posti di lavoro, è lavoro quello, posti di lavoro. Perché non l'hanno risolto? Perché l'avete visto con l'affare banche, hanno più conflitti di interessi persino di Berlusconi. Io non pensavo, io ero un anti-berlusconiano convinto e lo sono tuttora. Io giravo con una maglietta con scritto: io non ho votato Berlusconi in 10 lingue diverse quando lavoravo in Guatemala, perché volevo marcare la differenza, perché era incredibile. Stavo in Guatemala, vi racconto questo episodio. Magari devo andare a lavorare in una comunità indigena, stanno quelle che stanno sopra i 2000 metri, dove esce il caffè più buono del mondo, e ci arrivi con 2 giorni di bus, poi 1 giorno di cavallo, poi 6-7 ore nella giungla col macete per aprire, fino a che arrivi sul cucuzzolo della montagna, dove indigeni non parlano neanche lo spagnolo, solo le lingue maya, che ci, ti c'è, e gli dicevi, ti chiedevo in italiano, sì, bunga bunga, te lo dicevano. Anche io giravo con la maglietta, io non ho votato Berlusconi in 10 lingue diverse, oggi quella maglietta me la rimetterei tale e quale, ma ci aggiungerei un PS. Io non ho votato Berlusconi, PS, però questi sono peggio, occhio, perché quelli lo sai come sono, nella loro disonestà sono onesti, si presentano così. Questi altri che a me mi hanno fregato tanti anni, ti danno le pacche sulle spalle, ti dicono: noi siamo compagni, veniamo al partito Berlinguer, abbiamo le stesse idee, arrostiscono la Salamella alle feste dell'Unità, hanno la foto di Che Guevara dentro l'ufficio, e poi hanno massacrato i diritti dei lavoratori, neanche come Berlusconi ha osato mai fare. Macelleria sociale. E noi ci dovremmo alleare con destra e sinistra. Ora, le chiacchiere stanno a zero. Noi siamo questo. No, possiamo migliorare, ma non cambiamo. Non cambiamo la nostra politica dei 2 mandati poi a casa, perché il rischio di contaminazione in quel palazzo è molto alto e ci devi stare del tempo limitato, perché la politica non è una professione, anzi è l'unica tra virgolette professione che tu inizi a fare peggio quando diventi professionista, perché inizi a entrare nell'ottica che è il mio lavoro, quindi non lo devo perdere perché non voglio essere licenziato, e per non essere licenziato devo fare di tutto, magari scendere a compromessi con la mia coscienza, magari con quel lobbista o con quel criminale che mi garantisce i pacchetti di voti. E ci si convince magari, io no, io sono una brava persona, l'essenziale è rientrare, perché se rientro posso fare del bene per i cittadini. Inizi proprio a perdere il contatto con la realtà quando pensi che quella sia la tua professione, inizi a giustificare le schifezze. Io spesso dico che neanche la corruzione è la malattia principale della politica, ma l'essere privilegio dipendenti. Entri dentro parlando dei problemi dei cittadini, poi ti piace quel venticello romano, Montecitorio, che se ti casca qualcosa arriva il commesso che te lo raccoglie, o il carabiniere che è costretto a mettersi sull'attenti quando entra un parlamentare, anche se quel parlamentare è l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, uno che è seduto a 10 metri da noi, si chiama Luigi Cesaro, detto Gigina Polpetta, l'autista del boss Raffaele Cutolo, e i carabinieri sono costretti a mettersi sull'attenti. E poi ci parlo con carabinieri e con poliziotti, te lo dicono, che dobbiamo fare? Io spesso passo davanti a Palazzo Chigi, dove lì ci sono i poliziotti, elegantissimi, immobili, io passo e magari ci fanno pss, ci giriamo e loro immobili, che non si possono muovere, continuate così, ci fanno. Perché li conosco. E quando tu inizi a diventare privilegio dipendente, ti stacchi dalla realtà, ripeto, e giustifichi l'ingiustificabile, come un tossico dipendente che farebbe qualsiasi cosa per rimediare una dose, ci sono politici che farebbero qualsiasi cosa per rimediare una elezione, anche mettersi d'accordo con un boss locale che gli garantisce pacchetti di voti in cambio di una non legge. E iniziano a giustificarsi, pensano: quello non è un mafioso, è un imprenditore, un po' chiacchierato, che però dà lavoro in un territorio. Ma quello non è un privilegio, mi spetta di diritto quell'auto blu, perché io sono un parlamentare della Repubblica. Ma quella non è una mazzetta, è un regalo che mi fanno, perché evidentemente ho lavorato bene. Ti giustifichi e ci credi pure tu. Ci credono pure loro alle loro minchiate. La forza di Berlusconi era che lui appunto credeva alle bugie che diceva. Renzi si vede un po' di meno. Questo è il sistema. Noi ci siamo messi di traverso a questo sistema. E non è facile. E poi ti bastonano i media, se attacchi dei Benedetti, poi non, appena ci avranno l'occasione di bastonarti perché fai un errore su una parola, sbagli, ripeto, un congiuntivo, ti bastoneranno, è normale, fanno questo, tu gli hai attaccato l'editore, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo star zitti, sarebbe molto più facile non fare denunce sabato e domenica, passarseli a casa propria. Non è che vengo qui a chiedere voti, io sono romano, non è che mi sto curando il mio bacino elettorale, io non posso mica candidarmi qui in Piemonte.
Lo faccio perché non la vogliamo dar vinta a questo sistema, voglio sostenere dei cittadini che entrano delle facce pulite, il cittadino che si fa Stato, il movimento è nato per far permettere a cittadini di farsi Stato. E guardate che sono stanco, sono stanco. Settimana prossima ve lo dico, mi prendo dei giorni per me, tanto mi hanno squalificato dalla Camera dei Deputati perché abbiamo combattuto contro i vitalizi, non ho mai picchiato nessuno, ve lo giuro, ho avuto 84 giorni di espulsione, sono il parlamentare più espulso della storia della Repubblica Italiana, ho preso più giornate di Higuain. Incredibile. Quindi già ve lo dico, mi prendo qualche giorno per me. Ne ho del tutto diritto, non vi dico dove vado. Però resto in Italia. Come? Che è a casa sua, bella. Che mia cucina. C'ha la casa grande? Mi fa la torta, ma. Dentro sta una settimana resco, fuori che ho preso 27 kg, se no, eviterei. Grazie Conte, mi fa la torta. Ma devi andare a casa mia. Sì, ci vengo, assolutamente. Fa le torte con le debiti. Grazie. Davvero è una meraviglia. Questo è il movimento. Questo è il movimento. Si era mai visto una roba vicina, vieni a casa mia. Io vi chiedo non di votare il movimento, soltanto di informarvi in maniera alternativa, di non credere alle balle di TG, di darci una mano, pure se non votate il movimento noi preferiamo un cittadino che dice io non voto perché non credo nella democrazia rappresentativa, tra l'altro noi stiamo provando a costruire faticosamente la democrazia diretta, preferiamo un cittadino che dice però vi do una mano per questo progetto piuttosto uno che dice vabbè vi voto, vediamo che fate, incrocia le braccia se ci rivediamo tra 5 anni. No, il tempo della delega è finito, basta, noi non siamo salvatori della patria. I politici tradizionali vanno in piazza e vi dicono votateci e vi promettiamo che no, noi vi diciamo che da soli non ce la facciamo, quindi se pensate di non darci una mano, di non sostenerci, di non controllarci, perché i mostri li abbiamo generati pure noi con l'assenza di controllo e l'assenza di partecipazione alla vita politica, perché siamo tutti un po' responsabili, allora non votate il Movimento 5 Stelle, non c'è problema, andiamo avanti, non vinceremo le elezioni, ci metteremo più tempo, ma non perderemo quella visione. Quella coerenza che ci manderà avanti, è quella coerenza che non ci ha mai permesso, appunto, ci ha impedito di mischiarci con un sistema. E sarebbe stato facile se avessimo fatto le Olimpiadi, la fiducia a Bersani che non ci ha mai chiesto, quelle robe lì, ci saremmo immischiati, oggi non ci sarebbe tutta sta gente in piazza. Noi vivremmo magari più tranquilli, con conti in banca molto molto più alti, senza restituire denaro ai cittadini e senza lavorare il sabato e la domenica regolarmente da 4 anni. Però non ci potremmo guardare allo specchio. Ecco, il movimento ti permette, piaccia o non piaccia, di camminare a testa alta, di guardarti allo specchio e di pensare che quantomeno la tua parte per questo paese, per lasciare un paese migliore ai bambini che stanno in braccio ai genitori, noi la stiamo facendo. Grazie a tutti e buona domenica. E in bocca al lupo, Lorenzo. Grandissimo applauso perché ha parlato con mezzo polmone. Grazie, Sandro. Allora, è tempo di fare ancora una fotografia con Alessandro, il gruppo, prima della sua ripartita, nel senso che deve andare ad Alessandro, voglio dire, no, perché deve andare ad Alessandro? Tossisco, mi dice di partire. Adele, fammi la torta subito. Un'ultima cosa che voglio dire, perché tutti conoscono le vicende che hanno un po', diciamo, riempito la... Grazie a tutti, ci vediamo tra un po' ad Alessandria. Ciao.